lo so, ci sono dei tempi, ma adesso entriamo nel vivo. Me lo auguro. Forza, forza, c'è bisogno di tanto coraggio. Tanto è molto lunga. Grazie, grazie tanto. Sono le prime parole del presidente della Camera, Laura Boldrini, giunta all'Aquila, che questa mattina ha visitato il centro storico a 4 anni dal terremoto che ha cambiato la storia del capoluogo di regione. Il presidente Boldrini ha spiegato il senso della sua visita istituzionale in Abruzzo. Il senso di questa visita è stare vicino alla popolazione dell'Aquila, una popolazione che è molto provata, specialmente di questi tempi in cui tutta l'Italia è in difficoltà, in particolare qui si sente l'impatto della crisi. Sicuramente fa impressione vedere il centro dell'Aquila ancora deserto, con tutti i palazzi con le crepe, no? Senza che ancora siano stati avviati i lavori. Mi pare che il sindaco abbia le idee chiare su come procedere, sta facendo delle proposte concrete al governo e io mi auguro che ci possa essere un buon seguito a queste richieste. Ecco il ruolo delle istituzioni. Il ruolo delle istituzioni, a mio avviso, specialmente oggi in cui appunto i cittadini si sentono poco, come dire, messi al centro, credo sia quello di stare vicino ai cittadini che sono più in sofferenza. Quindi quando il sindaco mi ha invitato a venire qui ho ritenuto mio dovere farlo, essere qui, perché comunque c'è bisogno di portare l'attenzione su questa situazione e perché comunque c'è anche da parte mia il, come dire, il desiderio di far ascoltare le istanze della popolazione e cercare di essere utile per riuscire a contribuire perlomeno alla soluzione. Lei poco fa ha detto ai giovani aquilani: non lasciate il territorio, qui c'è bisogno di voi per la ricostruzione. Certo, perché di fronte al dilemma che cosa fare in una città che soffre, una città piena di problemi, rimanere o andare, ecco, io dico chiaramente ai giovani: rimanete, perché adesso si entra nella fase cruciale, adesso inizia la ricostruzione vera e propria e è in questo momento che c'è bisogno dei giovani ed è in questo momento che si aprono nuove opportunità. Quindi credo che sia importante per tutti fare comunità, anche perché è ovvio che se si rimane individui e non si fa il passo verso la comunità, insomma, la battaglia non si vince. Il presidente della regione, che è di centrodestra, ha detto basta Passerelli, come gli risponde? Probabilmente ha ragione, basta passerelle, io non ritengo di fare una passerella in questo momento.